pronto amici, siamo al countdown finale. Il calcio di categoria è agli sgoccioli, ancora 90 minuti e sarà tempo di tagliare il traguardo. Lo sguardo è acceso come un lampo vibrante e palpitante. Tutti in pista e in campo per le ultime emozioni, prima che il dardo del successo sollevi le braccia al cielo di ogni capolista. Chi cadrà non vedrà l'ora di continuare la caccia a un nuovo sogno che allevi una passione che non ha mai smesso. Ma adesso occhio ai match, perché in prima C non ha bisogno di presentazioni lo scontro diretto tra Fiumicino e Dragona. Mille trame d'alta quota e top players intessute alle sfide in cima: Aurelio Fiammazzurre Aranova, Passo Scuro Cere e Atletico Tordecenci Vigili Urbani. Tutti i piani da salvezza nel girone F passeranno poi da incroci pazzeschi. In primis Virtus Nettuno Montello, mentre il Corico Grotta Ferrata chiuderà il suo super campionato all'Ostosa. E poi derby delle città per chiudere coi botti: c'è Città di Aprilia, Città di Pomezia, una sfida da epopea per gli ultimi verdetti. E in un secondo siamo in seconda, si concede una passerella finale in casa il Tor Vaianica. A Via Zara arriva il Campo Verde e per Salotti e i suoi sarà una giornata spettacolare. Titoli di coda in esterna per il Divino Amore contro lo Sporting Velletri e per il Tor San Lorenzo in casa del Carso. Con la salvezza in mano, il Campo di Carne invece saluta festeggiando in casa con la Samagor. L'epico duello in cima del girone D avrà il suo epilogo con Atletico Acilia Selva Candida e Canossa Indomita Pomezia. E col vento che sferza già verso il domani, l'ultimo capitolo in terza ci regala ancora altri derby. Nel gruppo E c'è Monte Giordano Free Club e Virtus Eur contro il Real Calcio di Bordone, mentre il Real Cavafrattocchie punta una standing ovation in casa dello Sparta Roma. E poi nel gruppo A l'Air Clima chiude l'annata del debutto assoluto in casa dell'Amatori Circeo, con la Clembofal che va a Maenza. Il Prosedi invece ha già finito, ma noi tutti in piedi marciamo già oltre e abbiamo appetito di ancora grande calcio e grandi gol. Non c'è da preoccuparsi, perché tra play-out e play-off ne vedremo ancora delle belle, tante stelle da guardare, a rincorrersi sui campi del dilettantismo con agonismo e infinita passione. Ed è già tempo in fondo di pensare alla nuova stagione, e noi saremo sempre qui con voi, tutti insieme sul Pontina Calcio Show.